Ok ragazzi, buongiorno a tutti, se siete pronti possiamo iniziare con la lezione di oggi in cui cercheremo di risolvere l'esercizio che abbiamo visto ieri in laboratorio. Penso che tutti di voi siete venuti ieri in laboratorio a provare a farlo, quindi lo rifacciamo insieme cercando di evidenziare quali sono i punti critici e diciamo gli errori e le sviste tipiche che si fanno durante lo svolgimento dell'esame. Vabbè, io già ho avviato XAMPP, quindi il database, sto avviando Eclipse, ho importato tutto il progetto. Mi scuso per qualche errore che c'era ieri nel progetto, nella parte dell'interfaccia grafica, perché era stata creata con una versione vecchia di SimBuilder, quindi c'era qualcosina che non andava. In questa versione l'ho sistemata e la sistemerò anche sul sito, quindi poi se non l'avete ancora fatto potrete usare quella rinnovata. Ok, questo è il pacchetto base, che sarà molto simile a quello che vi sarà dato all'esame. Qui c'è una cartella in cui c'è il database e anche un PDF dove viene mostrato qual è il grafo della metropolitana di Parigi in questo caso. Nella cartella della documentazione ci sono diversi file. Quello che serve il DAO.ping, per esempio, vi aiuta a vedere qual è la configurazione del database, quindi il set delle tabelle. Mentre questi altri due vi aiutano perché sono dei link a delle pagine internet in cui, per esempio, questo di qui vi porta alla documentazione della libreria relativa alla latitudine e longitudine, quindi quella che serviva per calcolare le distanze fra due fermate della metro. Quindi solitamente riusciamo a mettere quasi tutto lì dentro. E qui c'è una cartella con le librerie che servono, tranne quella del JConnector, che serve a legare il progetto Eclipse, il progetto di Java al database, perché molto spesso dipende dalla macchina su cui viene lanciata il funzionamento o meno di una determinata versione. Quindi solitamente si tende a usare la versione che c'è installata nella macchina. Ok. Come prima cosa da fare all'esame, vabbè, dopo aver copiato ovviamente tutti i vostri dati e tutto, appena vi viene distribuito il foglio con il link per poter scaricare il progetto, è scaricarlo, importarlo e leggere il testo, ovviamente, adesso lo rileggeremo, e comunque dare sempre un'occhiata a quali sono le classi che vi vengono date, perché sono, diciamo, di aiuto, non cerchiamo di buttarvi fuori strada, ecco. Allora, dunque, il testo diceva che bisognava considerare il sistema metropolitano della città di Parigi, che è tutto definito all'interno di questo file SQL. Questa è la struttura del database e la richiesta è quella di realizzare un'applicazione con interfaccia grafica che, interrogando questo dataset, permetta di elencare tutte le stazioni raggiungibili a partire da una stazione selezionata dall'utente con i relativi tempi di percorrenza. E qui c'era il consiglio appunto di usare una libreria che poi ho scoperto voi non avere mai usato, comunque siete stati bravissimi e siete riusciti lo stesso a risolvere il problema. Ok, dunque, il database è formato da tre tabelle, linea, connessione e fermata. Considerato il testo, diciamo appare abbastanza chiaro che in questo caso va usato un grafo per poter risolvere l'esercizio. Quindi direi che la prima cosa da fare è cercare di intuire quale sarà la struttura del grafo in modo tale da poter semplificare poi il progetto successivamente. Quindi perdere qualche minuto all'inizio in modo tale da pensare a cosa fare dopo, piuttosto che iniziare a scrivere, cercare codice e poi cercare di sistemarlo. Allora, considerato che l'utente dovrà selezionare una fermata e io dovrò scrivere un elenco di tempi di percorrenza verso tutte le altre fermate, diciamo che è evidente che il grafo sarà formato da dei nodi che saranno le fermate e degli archi che dovranno essere pesati, in quanto a me interessa sapere qual è il tempo di percorrenza per arrivare da A a B, dove A è sempre la stessa stazione di partenza, B sono via via tutte le altre stazioni. Sarà pure un grafo diretto pesato, perché nel caso della metropolitana, diciamo, i percorsi sia in andata che in ritorno dovrebbero essere simili, almeno questo indica il buon senso, però nel caso più generico potrebbero esserci, ad esempio nel percorso di mezzi urbani, quindi di autobus,
Il percorso di andata potrebbe essere differente dal ritorno, quindi conviene usare archi pesati in maniera da distinguere andata e ritorno. Ora, tra le varie informazioni che ho, sono nella fermata, vedo, vabbè, l'ID della fermata che mi serve per il database per poter legare tutte le entry. Il nome della fermata e le coordinate X e Y. Tramite la libreria che viene fornita e le coordinate X e Y, io sono in grado di calcolare la distanza tra una fermata e l'altra facendo uso dei calcoli trigonometrici. Ovviamente non sono precisissimi, in quanto in alcuni punti esistono delle curve, però diciamo che la approssimiamo in questa maniera, sennò sarebbe davvero troppo difficile. Connessione elenca diciamo tutte le connessioni che ci sono tra due fermate, tra le varie fermate. C'è sempre l'ID connessione, perché nel database sappiamo che è sempre necessario farlo, un ID linea che serve poi a legarlo all'altra tabella, e l'ID stazioni che servono ad indicare le varie fermate. Nella tabella linea abbiamo ovviamente l'ID e il nome, ma poi anche due valori che ci interessano, che sono la velocità e... No, l'intervallo non ci interessa, chiedo scusa. Soltanto la velocità. Perché tramite la velocità media di percorrenza di una determinata linea siamo in grado di calcolare la distanza che calcoliamo fra due fermate, siamo in grado di calcolare il tempo di percorrenza. Allora, una volta letto il testo e aver capito più o meno come dovrà essere formato il grafo, passiamo a Eclipse, importiamo il progetto e iniziamo a vedere quali sono le classi che ci vengono fornite. Allora, ok. Per quanto riguarda i bin, forse è scritto un po' piccolo. Così mai io? Sì. Se avete domande, dubbi, fermatevi pure, chiedete, tanto non diciamo. Siamo qui per questo. Allora. I bin sono connessione, fermata e linea. Connessione è formato da l'ID e poi da tre elementi che sono linea, fermata e fermata. Quindi diciamo che il bin connessione contiene tre oggetti degli altri due bin, che dichiaro dopo. Fermata contiene l'ID e il nome, e poi le coordinate che nel database erano presentate in due elementi, in due valori double, qui verranno salvate direttamente come due lat LNG, che sono due oggetti forniti dalla libreria relativa alle latitudine e longitudine. In questa maniera è più comodo poi gestire tutti i calcoli che faremo successivamente. Per quanto riguarda linea, invece, abbiamo tutti i valori in formato, diciamo, semplice. Ovviamente per ogni bin vedete che è stato ridefinito il toString, l'hash code e l'equals. Questo è necessario, lo dovete fare sempre in ogni bin per cercare di far funzionare al meglio tutte le funzionalità di Java, soprattutto all'interno di collection o code o cose del genere. Vabbè, il DAO contiene in questo caso tre metodi, se non sbaglio, forse un po' di più, vabbè, che permettono in pratica di scaricare completamente il contenuto delle tre tabelle. Quindi qui scarico le fermate. Come vedete, quando setto le coordinate, che erano nel formato lat LNG, già qui dentro è scritto il codice per poter convertire il double del database in quel formato che a noi interessa molto. Quindi in questa maniera appunto semplifichiamo le cose, l'abbiamo direttamente, vi verrà fornito direttamente in questa maniera. Get fermata credo che non serva in questo caso, però verrà stato inserito. Get all fermata ci permette di scaricare tutte le fermate. Ma non c'era già. Ok, scusate, questo di qua è dato una fermata particolare, le scarica. Infatti c'è l'if. Vabbè. Get all fermata le scarica tutte, get all linea scarica tutte le linee, e lo stesso get all connessione. Però get all connessione ha bisogno dei valori, una lista di linee e una lista di fermate per poter fare diciamo una specie di join dei valori e poter creare tutti gli oggetti di tipo connessione e ritornare la lista. Ora, una volta detto questo, la prima cosa da fare è aprire SimBuilder. Eccolo qua.
L'errore che ho visto che vi dava in alcuni computer era relativo alla choice box che non so perché andava in errore, quindi ho ricreato l'interfaccia grafica e adesso sembra essere tutto ok. Quindi, aprendo Sim Builder, quello che serve fare è farlo in maniera ponderata, in modo tale da aprirlo una volta soltanto e non doverlo modificare successivamente, è controllare, e nel caso in cui non siano presenti, inserire gli ID degli oggetti che a noi interessa modificare o controllare durante l'esecuzione del codice. Ora, per esempio, a noi interessa l'ID del menu a tendina e lo andiamo a inserire qui. Già è stato inserito ed è Choice Box. Poi non interessa l'ID del bottone che non si vede molto bene ed è BTN Calcola. E poi ci interessa l'ID della text area sottostante nella quale scriveremo poi i risultati dell'algoritmo che abbiamo eseguito. E in questo caso si chiama txt elencostazioni. Per quanto riguarda l'ID degli altri oggetti per noi non sono interessanti, ad esempio di questa label o di quest'altra, a noi non interessa perché non andremo a modificarle durante l'esecuzione del codice. Un'altra cosa fondamentale da fare è, qui sotto, valorizzare il campo controller, in cui inserire il nome della classe che farà da controller per questa interfaccia grafica durante tutta l'esecuzione del programma. Occhio a inserire anche tutto il percorso, quindi il package completo. In questo caso è it.polito.ferrovie.controller. Un'altra, diciamo, caratteristica, perché non è una cosa molto positiva comunque di Sim Builder, è che quando andate a modificare un campo di questo tipo, è necessario, dopo aver finito di modificarlo, andare a cliccare, ad esempio qui, in una zona inerte, in maniera tale che lui termini il periodo di modifica e quindi elimini, tolga il focus da questo campo di testo. In questa maniera lui prende tutte le modifiche che sono state immesse e poi da qui potete salvare le modifiche effettuate al file. Fatto tutto questo, quindi decisi tutti gli ID, inserito il nome della classe controller, da qui tiro fuori lo scheletro della classe controller che dovrò andare a completare. Conviene sempre mettere il segno di spunta qui a full, in maniera tale che lui inserisca tutti i dati e anche questo metodo initialize, che in determinate condizioni ci serve molto. Quindi selezionato tutto, così, andiamo a creare una classe controller, vedete qua già l'ho creata, e cancelliamo tutto quello che c'è scritto e incolliamo il codice preso da Builder. Ecco qua. Ovviamente il package non funziona, ma lo andiamo a completare noi, tanto. È questo qui, it.polito.ferrovie e basta. Ok. Altra cosa a cui stare attenti in Sim Builder è questa. Come vedete, anche se ho incollato soltanto il codice dello scheletro della classe, ho già un errore, che è relativo a action event, perché Sim Builder non inserisce tutti gli import. Quindi in questo caso fate attenzione a importare sempre quello relativo a JavaFX. In questo caso è il primo, perché altrimenti vi porterebbe una serie di errori incredibili. Ok. Passiamo. Iniziamo a modificare dal main, iniziando a scrivere qualcosa. Questo è il codice, sì. Così qua è il codice base che vi viene fornito. Come vedete, viene caricata il file dell'interfaccia grafica. Qui viene caricato e viene mostrato, non mostrato, viene caricata e preparata tutta l'interfaccia grafica. Adesso, seguendo lo schema tipico di come noi risolviamo questo tipo di programmi, dobbiamo crearci il model, che sarà la classe in cui verrà gestito tutto l'algoritmo e che manterrà traccia di tutte le modifiche di tutti i dati che saranno usati, quindi compreso il grafo in questo caso. Io sento di averla già. Okay. La classe model già ce l'ho, in cui ci sono soltanto tre liste, quindi comunque posso istanziarla già qui. Istanziato un oggetto della classe model. Adesso è necessario
conoscere, diciamo, al controller qual è la classe model che dovrò usare durante tutta l'esecuzione del codice. Per far questo è necessario avere una copia di questo oggetto all'interno del controller. Quindi, qui salvo perché ho fatto delle modifiche, ok. Andando nella classe controller, esattamente qui, posso dichiararmi un oggetto di tipo model. Ok. Questo mi serve avere un metodo che mi consenta di passare il riferimento al model che avevo dichiarato nel main con il model che poi dovrò usare attraverso il controller. Quindi quello che mi serve è creare un nuovo metodo, ad esempio, praticamente chiamiamo setModel, che mi permetta di fare ciò. All'interno di questo metodo semplicemente andrò a assegnare questo model, che è quello che viene richiamato, diciamo, dall'esterno, in quello nella riferimento interno che ho qui. Ok. Andiamo dunque al main, dove eravamo fermi in questo punto, e richiamiamo questo metodo setModel in maniera tale da fare quello che avevamo detto. Ora, per poterlo fare abbiamo bisogno di un'istanza del controller e poi prendere l'istanza del controller che è stata creata qui dentro e quindi automaticamente da FXM, da JavaFX e quindi legata all'interfaccia grafica e riferirla a questo controller. Quindi per poterlo fare è importante, anzi è l'unico modo, caricarlo dal loader. Loader.get controller. Eccolo qua. A questo punto, a questa istanza della classe dell'oggetto controller, posso associare il metodo, il model che ho appena dichiarato. Model. Fate molta attenzione a parte di qui, perché a volte capita anche nella velocità di scrivere, oppure perché, visto che è una cosa che scriviamo sempre, si fa senza pensare troppo, capita di scrivere qualcosa del genere. Ok. In questa maniera Java, mentre scrivete il codice, quindi su Eclipse, non vi darà nessun tipo di errore, perché il codice tutto sommato è corretto. L'unico problema è che in questa maniera viene creata una nuova istanza dell'oggetto controller, che non è quella che FXML starà usando quando voi lanciate il programma stesso. Quindi che cosa succederà? Che il model che avete dichiarato qui sarà settato a quest'altra istanza del controller e non a quella legata all'interfaccia grafica, che quindi funzionerà male. Ora, successivamente, poi appena finiamo e proviamo a lanciarlo, vi farò vedere cosa succede, qual è l'errore, che fa capire che il problema è questo, così per identificare gli errori può aiutare pure durante la scrittura del codice. Ok. Fatto questo, diciamo che momentaneamente il main lo tralasciamo. Quindi adesso siamo nel controller. Nel controller cosa dobbiamo fare, visto come è fatta l'interfaccia grafica? Dobbiamo popolare il menu a tendina con i nomi delle fermate della metropolitana di Parigi. Per poterlo fare, prima cosa vediamo qui dov'è che è dichiarata la choice box. Come vedete qui c'è un punto interrogativo, perché diciamo che Sim Builder, quando crea automaticamente questi oggetti, non sa ancora cos'è che vorremmo che noi andremo a scrivere all'interno di questo oggetto. Quindi dobbiamo specificare noi che cosa saranno, se saranno stringhe o in questo caso potremmo anche mettere fermata, perché come vedete all'interno del bin fermata è stato ridefinito il metodo toString, che è quello che viene richiamato dalla choice box quando gli viene passato un elemento, un oggetto. Quindi se io riempio una choice box di fermate, automaticamente per poter convertire il contenuto dell'oggetto choice box, che è, cioè dell'oggetto fermata, scusate, che è questo, Java richiamerà il metodo toString. E quindi, per come è definito qui, verrà ritornato soltanto il nome.
Quindi io posso tranquillamente utilizzare qui degli oggetti di tipo fermata. Va in errore perché devo importarlo. Ok. Ora, per inizializzare come posso dire, la choicebox, a me interessa avere un elenco di tutte le fermate. Elenco di tutte le fermate che devo richiedere al model, perché sappiamo che il controller non riesce a comunicare con nessun altro elemento, con nessun altro oggetto del progetto, se non con il model. Quindi nel model mi serve avere le fermate, che sono qui. Per poter settare le fermate, come vedete, devo caricarle dal DAO. Perché? Perché nel DAO c'è la possibilità di connettermi al database, scaricarle dalla tabella fermate tramite questo metodo. Quindi, come posso fare? Richiamare questo metodo all'interno del model, in maniera tale da valorizzare questa lista di fermate, e dopodiché nel controller richiamare quest'altro metodo, questo scusate, getFermate, che mi permette di ottenere le fermate caricate qui. Quindi, quello che posso fare in questo caso, visto che il modello l'ho dichiarato qui nel main e l'ho costruito qui, potrei ad esempio all'interno del ridefinire il costruttore del model e far caricare lì le fermate. Oppure, siccome io so che comunque dovrò costruire il grafo, potrei iniziare subito a scrivermi un metodo di tipo void, con ritorno void, ad esempio build grafo, a richiamare subito non appena costruisco il modello. In maniera tale, quindi nel main, in maniera tale da iniziare come prima cosa la costruzione del grafo, e dopo, perché tanto è necessario per fare qualsiasi tipo di operazione in questo progetto, e dopo pensare all'interfaccia grafica. Una volta dichiarato il model, posso richiamare il metodo buildGraph che ho appena dichiarato. Quindi, dato questo ordine di cose, io posso andare all'interno di buildGraph a richiamare tutti i metodi del DAO che mi consentono di valorizzare queste tre liste che mi serviranno durante l'esecuzione del codice. Quindi devo dichiararmi un oggetto di tipo e lo dichiaro qua. Ok. Posso chiamare fermate uguale DAO, l'oggetto relativo alla connessione al database, fermata. Linea. Poi, una volta che io ho fermate e linee caricate, per come ho visto che era fatto il metodo nel ferrovie DAO, per caricare le connessioni devo sfruttare le liste appena richiamate. Quindi posso scrivere connessioni, connessioni, che è questo, in cui passare linee fermate. In questa maniera diciamo che non appena il programma viene avviato, immediatamente si connette al database e scarica tutti i dati presenti all'interno di esso e li trovo in queste tre liste. Una volta fatto questo, posso nel controller richiamare il metodo getFermate e valorizzare il menu a tendina. Ora, in questo caso è importante fare attenzione a dove vado a inserire questo metodo, perché in altre esercitazioni l'abbiamo inserito nell'inizialize. Possiamo essere il primo metodo che viene richiamato non appena il menu, non appena l'interfaccia grafica viene creata. Però attenzione a quello che succede, perché
Per poter scaricare questi dati io devo interrogare il database. Però per poterlo fare il controller deve passare attraverso il model. Quindi cosa succede? Che non appena il sistema richiama il metodo initialize, e quindi richiamare qui il metodo model.getAllFermata, una cosa del genere, noi sappiamo che il controller deve conoscere il model e quindi deve già essere stato eseguito questo metodo prima. Per cui se noi questo metodo lo richiamiamo qui nell'initialize, se vediamo nel main, cosa succede? All'interno di queste due righe viene creato e richiamato il controller. Quindi già qui viene eseguito il metodo initialize. Ma il setModel viene eseguito qui sotto. Quindi, se lasciassimo questa chiamata qui, model sarebbe ancora null, e quindi il sistema si pianterebbe subito, non riuscirebbe neanche a disegnare l'interfaccia. Quindi quello che dobbiamo fare è richiamarlo all'interno di un metodo, comunque in un punto del codice, in cui il model sia già, diciamo, conosciuto dal controller. E quindi in questo caso vedo il punto migliore per farlo è all'interno del set model stesso, perché qui io so qual è il model che lavorare. E il model è già, per come è stato scritto qui, il model ha già caricato tutti i dati dal database. Quindi questo significa che io posso qui andare a valorizzare il menu a tendina. Per farlo fare, richiamo l'oggetto VoiceBox, che è il nome della LP dell'oggetto del menu a tendina, richiamare getItems, mi ritorna un riferimento alla lista di oggetti fermata che sarà poi mostrata nel menu, chiamare addAll, permette di aggiungere, di sostituire, quindi aggiungere una collection di elementi che estendono fermata, quindi banalmente di fermate, e richiamarle da model.getFermate. Ok. In questa maniera, model.getFermate, io conosco il model, getFermate mi ritorna la lista di fermate, la collection di fermate. addAll prende questa collection e cerca di mostrarla all'interno del menu a tendina. Dato che gli elementi fermata hanno, come abbiamo visto prima, il metodo toString ridefinito, la choicebox è in grado di richiamarlo e mostrare quindi il valore valido. Infatti, se noi provassimo a lanciare, incrociando le dita. Ok, questa è la nostra interfaccia. E come vedete qui io ho passato delle fermate, però vedo soltanto il nome della fermata, in quanto il toString era stato ridefinito correttamente. Per vedere cosa succede nei vari casi che abbiamo visto, in maniera da poter identificare gli errori, perché è più importante vedere gli errori e saper risalire, non dico subito, ma in maniera abbastanza svelta a quale possa essere il problema, proviamo a fare innanzitutto. Vedete, Java non dà errori, quindi apparentemente, diciamo, potrebbe sembrare tutto ok. Lanciandolo non succederebbe niente. Ah, ok, perché gli errori li ho qui. Ok, questa è la lista di errori che mi viene ritornata. I primi errori sono soltanto delle conseguenze all'errore che ha creato tutto questo. Infatti sono tutti relativi a librerie e classi di Java, della Sun, insomma sono roba che non ci interessa assolutamente. Il primo errore utile è questo, che è dato infatti nel nostro package, che è relativo al controller. E mi dà un null pointer exception. Se io vado a vedere qui, il null pointer exception è in questa riga. Ovviamente lui non riesce a dirmi qual è il punto preciso che ha un puntatore a null, però la choice box non può essere, in quanto viene creato automaticamente da Sim Builder. Diciamo che non ho modificato nulla. L'unica cosa che può essere a null è o la lista di fermate, però diciamo che quindi io cerco di aggiungere una lista che è null.
però diciamo che il codice vi viene fornito già dal DAO, quindi dovrebbe essere corretto. Quello che può essere null è questo, è il model. E infatti è dovuto al fatto che l'interfaccia grafica non è legata al controller a cui ho settato il model, ma ne sto usando un'altra istanza. Quindi, quando l'errore è di questo tipo, solitamente è da ricondurre al fatto che è stato fatto un errore di questo tipo qui nel main. Ok, lo cancelliamo. Ok. L'altro errore tipico che abbiamo visto, invece, o almeno che io ho visto e che faccio spesso, è questo, ecco, quello di richiamare questo. Allora, perché volte, non che è difficile, però crea un po' di confusione il punto in cui chiamare, perché abbiamo fatto alcune esercitazioni in cui per valorizzare la choice box conoscevamo già gli elementi da inserire. Quindi, ad esempio, che ne so, mettere i mesi dell'anno, di quello non ho, per scrivere quelli non ho bisogno di valorizzare. Di richiamare il database. Quindi se io ho un elenco di stringhe predefinito e fisso da caricare all'interno della choice box, allora posso richiamare questo metodo qui, perché tanto diciamo che dichiaro tutto all'interno dell'initialize. In questa maniera invece, in cui ho bisogno di conoscere il model, quello che succede è questo. Vedete? Una lista di errori al solito che non ci portano a nulla, tutti relativi a COM, Java, Sun e tutte queste cose. Qui un primo errore. Però quello che a noi interessa è questo, è il null pointer exception nell'initialize. Ed esattamente qui. Perché, come abbiamo visto prima per un altro motivo, adesso per un altro, comunque il model è null. Quindi mi raccomando, in caso di questi problemi, pensa subito cosa per a toccare, a cercare di modificare o da fare qualche tentativo. Ok, siamo ritornati a noi, abbiamo il nostro menu a tendina valorizzato, è un pulsante che non fa un bel niente. Per come abbiamo dichiarato all'interno del main, dov'era? Ecco, dichiariamo il model e chiamiamo subito buildGraph, che è il metodo che dovrebbe costruire il grafo e scaricare tutti i dati. Andando a vedere, il metodo è questo. La parte di scaricamento dati l'abbiamo già fatta. Quindi abbiamo tutto. Adesso dobbiamo andare a costruire il grafo. Il grafo, visto com'è la struttura della metropolitana di Parigi, abbiamo deciso che sarà un grafo orientato e pesato. Il grafo possiamo dichiararlo qui, valore privato, e ha un default direct weight e via dicendo. In quel caso ho richiamato l'autocompletamento schiacciando CTRL e la barra spaziatrice. Quindi anche se Java ancora non può aprire, diciamo, la paginetta con i valori, schiacciando giù la richiama. E potete scegliere quindi quale valore usare per completarlo. Ora, questa sarà la tipologia del nostro grafo. Qui dobbiamo definire di che tipo saranno i vertici e gli archi. I vertici abbiamo detto che saranno di tipo fermata. Gli archi abbiamo detto che, tra l'altro, visto che si tratta di un grafo pesato, saranno degli archi pesati. Da default, non mi ricordo mai qual è la sintassi corretta per scrivere in inglese, di nuovo CTRL e la barra e si apre tutto. E qui scelgo qual è il valore corretto. Nel nostro caso è questo. Lo chiamo grafo e attualmente lo posso inizializzare anche a nulla, tanto non è importante. Lo andrò a istanziare qui. Quindi uguale, nuovo CTRL e la barra e si apre questo. E richiamo questo con questo costruttore e tra parentesi devo passare la classe a cui fa riferimento
l'oggetto dell'arco. In questo caso sarà weightedEdge.class. Andiamo. Ok, adesso abbiamo i dati che ci servono dati dal database e il grafo istanziato. Adesso dobbiamo iniziare a costruirlo. Dunque, la prima cosa che dobbiamo fare è inserire gli archi, scusate, inserire i vertici. Inserire i vertici, che abbiamo detto, saranno le fermate, quindi saranno gli oggetti contenuti all'interno di questa collection. Quindi posso fare un for su fermate, andrò semplicemente a richiamare il grafo e il metodo add vertex. Togli la F. Alla fine di questo ciclo for, quindi lui avrà aggiunto tutti i vertici al grafo. Archi saranno definiti invece dalle connessioni, quindi dagli oggetti contenuti all'interno di questa lista. Dunque, farò di base inizierò alla stessa maniera, quindi un ciclo for su tutte le connessioni, perché ogni connessione rappresenta un legame tra due vertici, quindi dovrà essere tenuta in considerazione. Quindi sarà un ciclo di oggetti connessione lo ingrandisco ancora, ma non l'avevo ingrandito. Sì. Meglio. Ok, ciclo sulle connessioni. Abbiamo detto che ogni connessione C rappresenta un arco da inserire all'interno del grafo. Quindi per poterlo fare mi interessa richiamare il grafo, metodo addEdge e specificare le due fermate tra le quali devo inserire l'arco. Occhio che, dato che l'arco è orientato, abbiamo bisogno di fare attenzione all'ordine con cui l'inserisco. Sarà la connessione detta stazione di partenza. La stazione di arrivo. Dimmi. C'è qualcosa del genere? Ah, ok, sì. Ok, è possibile farlo. Sì, è possibile farlo, però cosa succede? Siccome dobbiamo settare il peso per ogni arco, quindi a noi ci interessa, infatti adesso passiamo a farlo. Cioè, una volta che noi creiamo l'arco, in realtà qui l'abbiamo creato, così come li potremmo creare tutti con onLegis, però non abbiamo più il riferimento all'arco, quindi non abbiamo ancora settato il peso. Per cui dobbiamo prendere l'arco che è appena stato creato. E quando io richiamo addEdge, come vedete, mi ritorna un default weighted edge quando lo richiamo. Quindi io posso scriverlo qui, darmi un oggetto di questo tipo. Quindi non mi perdo il riferimento all'arco che ho appena inserito. In quel caso l'avrei potuto fare, avrei inserito tutti gli archi e poi avrei dovuto rifare un ciclo per recuperarli e rimettere il peso. Quindi diciamo che alla fine è molto simile, cioè non va bene nel caso di archi di grafi normali in cui non devi fare nulla sugli archi. Ok, cosa succede qui? Io ho questo arco, devo calcolarmi il peso da inserire. Il peso dovrebbe essere già qui definito in termini di minuti di attraversamento.
in modo tale da velocizzare poi la visita, quindi io posso fare una visita normale e ottenere il peso totale per fare il percorso. Quindi come facciamo? Noi abbiamo informazioni riguardanti le coordinate della stazione di partenza, le coordinate della stazione di arrivo e la velocità di trasferimento all'interno di quell'arco, di quella connessione, diciamo. Quindi iniziamo recuperandoci la velocità. La velocità è all'interno della connessione sempre, perché andiamo a vedere il database, la tabella che conteneva informazioni sulla velocità è questa. Quindi qui abbiamo il valore che ci interessa. Quindi linea punto velocità. Okay. Qui abbiamo recuperato le informazioni sulla velocità di percorrenza di quell'arco. Successivamente dobbiamo farci la distanza. Ok, questi valori sono sempre double, perché poi, siccome andremo a fare anche delle divisioni e tutto, conviene sempre lavorare su valori in virgola mobile. Per ottenere la distanza, come abbiamo visto, dobbiamo richiamare la classe, questa libreria, simple lat lng. Ora, da qualche parte c'è un riferimento su come fare a richiamarla. Eccolo qua. Vedete, distanza fra due punti, perché alla fine è quello che fa questa libreria. Questo è quello che dobbiamo richiamare. Quindi noi abbiamo i due punti, già li abbiamo questi di qui, punto 1 e punto 2, perché li abbiamo creati all'interno del DAO. Quello che ci interessa è richiamare lat lng tool in maniera statica, punto distance, che è un metodo che vuole il punto di partenza, il punto di arrivo, non fa differenza, e l'unità di misura, perché vuole sapere se sono dati scritti in miglia, chilometri, metri o qualsiasi altra cosa. Quindi possiamo fare direttamente copia e incolla di questo. Importare la libreria, ok, distance. Ora, a noi interessa sapere punto 1, punto 2 e unità di misura. L'unità di misura la sappiamo, visto che non è definita da nessuna parte, però visto che in Francia suppongo sia in chilometri. Ok. Se vedete qui ci sono diversi valori da poter inserire. Prendiamo i chilometri. Ora, punto 1 e punto 2. Noi stiamo lavorando sulla connessione, su oggetti di tipo connessione, quindi sicuramente l'oggetto da richiamare sarà qui, perché il ciclo è fatto su quello. E dobbiamo fare un get azione di partenza, quindi qui adesso abbiamo una fermata, punto board, e torna l'oggetto di tipo lat lng che serve a questa libreria. Per questo quindi nel DAO abbiamo creato direttamente questo tipo di oggetto, in maniera tale da semplificare il calcolo qui. Stessa cosa facciamo per il punto 2. Quindi, azione arrivo, coordinate. Okay. Quindi adesso abbiamo, in teoria, calcolato correttamente la velocità e la distanza. Avendo questi due valori, possiamo calcolare il tempo di percorrenza tra le due stazioni che abbiamo selezionato, quindi all'interno di questa connessione su cui stiamo effettuando questo ciclo. Ora, per poterlo fare, usiamo sempre un valore double, tempo. E il tempo sarà da calcolare come divisione distanza su velocità. Questo già potrebbe bastare, però ritornerebbe il valore in ore. Come nel foglio dell'esercitazione era scritto che bisognava scriverlo in minuti, almeno. Sì. O semplicemente applicare per stessa. Dobbiamo il valore tempo
che sarà il peso che dovremo associare al nostro arco. Per farlo, ovviamente, il grafo, richiamo il metodo setWeight, devo passare due valori. Come vedete dal consiglio che ritorna Eclipse, il primo dovrà essere l'arco e il secondo è un double in cui dovrei specificare il peso. Quindi l'arco noi lo conosciamo ed è perché l'abbiamo appena creato. Il peso è il tempo. Ok. Lanciando questo, dunque, il sistema dovrebbe essere già in grado di scaricare i dati dal database, creare il grafo, quindi aggiungere i vertici, aggiungere gli archi, aggiungere il peso e disegnare l'interfaccia grafica. Però se noi andiamo a lanciarlo, va in errore. Va in errore per un problema che hanno identificato alcune vostre colleghe. Eccolo qua. C'è un null pointer exception qui, nel metodo in cui il grafo viene costruito. La null pointer exception è relativa a set edge weight. Quindi, qui. Ora, il tempo non può essere null in quanto è un double, quindi non è un oggetto. Non può essere così. Il grafo non può essere null, sennò avrebbe dato errori molto tempo prima. Il problema è che a null è questo di qui, è l'oggetto, è proprio l'arco. Perché succede questo? Perché questo metodo ad edge ha un comportamento un po' particolare che noi possiamo andarci a studiare all'interno della documentazione di JGraphT. Di graph documentation ritrovate subito questa pagina. Il metodo, abbiamo detto, si chiama addEdge, relativo al grafo. Un attimo solo, il grafo è di tipo default directed. Ok, questo è il grafo che stiamo usando. addEdge è questo. Ora, quello che dice nella descrizione è che il tipo di ritorno può essere l'arco appena creato, che è quello che speravamo di ottenere, però soltanto se questo è stato aggiunto al grafo, altrimenti ritorna null. Quindi ritorna null, qui abbiamo una descrizione un po' più dettagliata, che ci dice che ritorna, siccome questo tipo di grafo non permette di avere archi multipli, ritorna null nel caso in cui l'arco sia già esistente tra i due nodi che abbiamo selezionato. Quindi questo, anche se è un po' particolare per quanto riguarda la metropolitana, perché non pensavo che ci fossero due stazioni connesse dalla stessa, cioè connesse da due linee diverse. In ogni caso dobbiamo inserire un controllo qui per essere sicuri che questo arco non sia null, quindi stato effettivamente inserito. Quindi basta inserire semplicemente questo. Se l'arco è diverso da null, eseguo tutto questo. Sono sicuro che l'arco effettivamente sia stato inserito adesso. Se invece l'arco era già esistente, questo di qui non viene eseguito e sono a posto. Quindi mantengo il peso che era stato inserito precedentemente. Ovviamente non è esattamente corretto questo, perché l'arco di questa nuova connessione potrebbe essere relativo a una linea che è leggermente più veloce, quindi potrebbe avere un peso diverso. Potreste comunque fare un controllo, nel senso calcolare ugualmente distanza e velocità per avere il tempo e vedere se l'arco appena inserito è meno pesante dell'arco che c'era già, però in questo caso va bene così. Ok. Con questo controllo andando a lanciare, ancora non succede nulla, però il fatto che non vada in errore vuol dire che, diciamo, ha eseguito il build graph senza grossi problemi. Per essere sicuri che questo sia effettivamente accaduto, visto che non abbiamo nessun riscontro nell'interfaccia grafica, alla fine, qui, prima che si chiude il metodo, potremmo fare semplicemente un system out.
modo tale da ritornarci qualche informazione. Quindi, ad esempio, grafo creato, possiamo mettere così tiro fuori il valore sul numero dei nodi più grafo legge set in maniera tale da avere pure il numero di archi che sono stati inseriti. Proviamo a lanciarlo nuovamente. Il sistema auto ovviamente non lavora sull'interfaccia grafica, ma lavora sulla console. Quindi qui vado a vedere che il grafo è stato creato con 619 nodi e 1428 archi. Se è giusto o no, non lo so, però diciamo che per ora va bene. Ok. Quello che mi serve fare adesso è scrivere l'algoritmo vero e proprio, cioè quello che mi serve per fare le visite in maniera tale da calcolare il tempo di percorrenza dalla stazione di partenza che ho selezionato nell'interfaccia grafica verso ognuna delle stazioni di arrivo presenti all'interno del grafo della metropolitana. Quindi nel controller io ho questo metodo calcola che è associato alla pressione del button, l'unico button che è presente nell'interfaccia. Quindi sarebbe quello che lancia l'esecuzione del programma. Per funzionare dobbiamo ottenere prima le informazioni sulla fermata che è stata selezionata dall'utente. Quindi fermata è uguale a box. In maniera ottenuto le informazioni sul valore selezionato all'interno della choicebox e l'ho inserito in fermata. Ora, il risultato che dovrò visualizzare a video può essere un'unica stringa concatenata, quindi con tutti i valori inseriti. Quindi posso dichiarare una stringa risultato uguale a questa stringa la ottengo da un metodo che devo richiamare dal model, perché è l'unico che ha informazioni sul grafo e su tutto il resto. Sarà model. Ora, ancora non ho definito il metodo, però posso già dirlo, automaticamente Eclipse mi aiuta dichiarandolo nel model. Quindi posso chiamarlo calcola costo, a cui devo passare però la fermata che l'utente ha selezionato, quindi fermata. Ma vedete da errore, perché questo metodo, appunto, come abbiamo detto, non esiste all'interno del model. Però basta lasciare un attimo il puntatore qui. Eclipse mi consiglia di creare il metodo calcola percorso fermata nel model, nell'oggetto di tipo model. Cliccando me lo crea e mi porta già lì. Eccomi qui. Questo lo cancelliamo. Ora, prima cosa, ci dichiariamo la stringa di ritorno in maniera tale da inserirlo qui. Ora, come dobbiamo fare per ottenere le informazioni che ci servono? Abbiamo detto che noi abbiamo creato il grafo, l'utente ha selezionato una fermata, che è quella che noi abbiamo qui. L'abbiamo qui perché l'utente, dopo che seleziona una fermata, schiaccia il tasto calcolo. Quindi, schiacciando il tasto calcolo, richiama questo metodo all'interno del model che dovrà effettuare il calcolo di tutte le visite a partire da questa fermata e poi ritornare al controller una stringa in cui saranno presenti tutti i valori che noi vogliamo. Ora, come facciamo a fare questo? Considerato come il grafo della metropolitana, considerato più o meno qual è la richiesta del testo, che qui diceva di calcolare la distanza fra due stazioni,
Ecco, seguito dal tempo di percorrenza atteso. Ovviamente si intende in questo caso il tempo minimo di percorrenza, perché sarebbe assurdo fare tutto il giro della metropolitana per andare fra due stazioni che magari distano solo 10 minuti. Quindi fondamentalmente devo calcolare n cammini minimi in cui la partenza è sempre il nodo selezionato dall'utente e l'arrivo invece saranno gli n nodi presenti nel grafo. Quindi questo cosa significa? Per poter fare dei visiti, delle visite usando il cammino minimo in un grafo pesato. In questo caso conviene usare la visita di tipo Bellman-Ford, fornita dalla libreria JGraph. Possiamo dichiarare un oggetto di tipo Bellman-Ford Shortest Path, in cui scriviamo di che tipo sono i vertici, e quindi sappiamo che sono di tipo fermata. Tipo sono gli archi, abbiamo fatto per il grafo, e sono di tipo default weighted edge. Ok, lo chiamiamo Bellman. Lo istanziamo. Facciamo new, sempre control la barra spaziatrice, e abbiamo qui i costruttori. Usiamo questo. Ok, quindi questo costruttore, come vedete, è un oggetto di questo tipo, lo chiama Bellman, e vuole due argomenti in ingresso. Il primo è il grafo, che chiamiamo grafo. Il secondo è il vertice di partenza. Vertice di partenza che, abbiamo detto, è sempre fisso, ed è quello che abbiamo ottenuto dal controller e l'abbiamo qui. Quindi si chiama fermata. Diciamo che il sistema è, tra virgolette, inizializzato. Nel senso, abbiamo già definito qual è il grafo e qual è il punto di partenza. Adesso dobbiamo soltanto dirgli qual è il punto di arrivo e ottenere ogni volta il peso per percorrere quella linea. Meglio. Ora, dato che avremo una serie di risultati che saranno formati da una fermata, che sarebbe quella di arrivo, è un valore che sarebbe quello del peso in minuti dovuto alla percorrenza per raggiungere la fermata di arrivo. Per far questo possiamo dichiararci una mappa con la coppia fermata double come oggetto. Mettiamo mappa. E ma non lo sa. Ancora non l'ho importata, una new, lo chiamo come fmap. Importiamo le librerie, ok, adesso abbiamo la mappa. Quello che ci serve è fare un ciclo su tutti i vertici che sono presenti all'interno del grafo, in maniera tale da calcolare ogni volta il percorso minimo sempre dalla stessa stazione di partenza verso la stazione selezionata in una determinata iterazione del ciclo. Posso fare un ciclo di oggetti di fermata, lo chiamiamo attivo, le fermate presenti nel grafo, quindi è il grafo punto text del grafo. Cosa devo fare adesso? Questo vertex set contiene tutti i nodi che sono stati dichiarati all'interno del grafo. In particolare conterrà anche il nodo di partenza, che è questo, che è fermata. Quindi conviene scrivere una condizione in cui cioè eseguire l'algoritmo soltanto nel caso in cui il nodo selezionato come arrivo e il nodo di partenza siano differenti.
qui una nuova partenza, forse sì. Ok. Partenza in quale arrivo. Qui metto un not. Così inverto il risultato di questo metodo. Quindi in pratica se partenza e arrivo sono differenti, eseguo quello che scriverò qui dentro. Scriverò qui dentro qualcosa che mi serve a calcolare il tempo di percorrenza tra le due stazioni selezionate. Quindi io posso, devo dichiararmi un valore di tipo double, perché sappiamo che il peso è dichiarato come double all'interno del grafo, e estrarlo tramite l'algoritmo di Bellman. Quindi io posso scrivere Bellman. Tutta la serie di metodi che sono associati a questo oggetto. Quello più comodo e il motivo per cui abbiamo usato Bellman è il primo, che è getCost, passando un vertice di arrivo. Questo cosa significa? Che siccome noi nel costruttore abbiamo dichiarato qual è il grafo e qual è il vertice di partenza, qua possiamo semplicemente definirgli qual è il vertice di arrivo. Lui crea il percorso minimo e ritorna il peso. Quindi il costo per eseguire quel percorso. E quindi è. Una volta fatto questo, io ho la mia mappa, che avevo dichiarato, in cui inserire le coppie fermata e double, inteso come peso, come costo. In maniera tale da avere poi una struttura molto rigida e molto precisa con le coppie, sapendo quanto tempo ci vuole per arrivare a ogni determinata fermata. Quindi io posso richiamare questa struttura e aggiungere i valori che ho appena calcolato tramite la coppia fermata peso. La fermata è arrivo, in quanto la fermata di partenza è sempre la stessa, e qui inserisco il valore double peso. Ok. Tutto questo cosa significa? Cosa succede? Quando l'utente va a selezionare una fermata nel menu a tendina e richiamare e cliccare sul tasto, viene richiamato questo metodo e qui, dopo tutto questo ciclo, io ho già la mia mappa con tutti i valori, le coppie, peso, fermata, quindi ho già calcolato tutto. L'unica cosa è che, dato che il controller lavora con delle stringhe, ho preferito avere come tipo di ritorno una stringa e quindi costruirmi già qui la stringa concatenata con tutte queste coppie di valore da mostrare poi nell'interfaccia grafica. Cosa devo fare adesso? Devo iterare su tutti gli elementi di mappa, costruire un output più o meno gradevole, diciamo che sia in grado di far capire che cosa sto facendo, e concatenarli alla stringa al ritorno. Quindi, il ciclo sarà tipo fermata. Mappa, però devo tenere fuori il key set, mi ritorna un set delle chiavi che in questo caso sono indicate da oggetti di tipo fermata. Per questo faccio il ciclo su oggetti di tipo fermata. Una volta che ho fatto questo, io posso prendere la stringa di ritorno, che sarà uguale al ritorno, quindi la stringa precedente. Adesso gli concateno il valore attuale e posso, riscrivendo f.getNome, questo di qua è il nome della fermata ennesima all'interno della mappa che ho appena riempito, più concateno un'altra stringa, posso mettere per esempio un uguale, nel tipo metto il nome della fermata di arrivo uguale e poi il tempo di percorrenza.
Ma è sempre la mappa che avevo riempito poco fa. Punto get. Adesso devo recuperare il valore del peso relativo alla fermata che ho appena selezionato qui. Siccome la mappa è un sistema un po' strano, diciamo che non riesco a fare un iteratore o un ciclo in maniera molto semplice, quindi conviene fare in questo tipo, per cui, in questo modo. Per cui itero sugli oggetti, sulle chiavi. Prendo la chiave, per ogni chiave poi posso tirarmi fuori il valore, che è il peso. Quindi io richiamo il metodo get, vedete, qui mi richiede l'oggetto di tipo chiave, la chiave di tipo oggetto, quindi è peso, cioè è F, perché è la fermata che ho selezionato. E lui mi ritorna automaticamente il valore associato, quindi il peso, che è quello che mi interessa. Alla fine concateno un backslash n, il carattere di fine riga, in maniera tale che poi alla fine, questo non so perché va in errore, ok. Mancava un più. Ok, inserendo questo, automaticamente quando io vado concatenando in questa maniera le stringhe, vado a capo. Così la stringa di ritorno sarà formattata in maniera adeguata per poter essere mostrata direttamente nell'interfaccia. Fatto questo, torno all'interfaccia grafica. Richiamando questo metodo, dunque, dovrei avere il risultato già tutto l'output, così per come mi serve. Quindi dovrei poter semplicemente visualizzare la stringa risultato all'interno dell'area di testo txt e impostazioni. Richiamo il metodo setText. Passo il risultato. Ok. Lancio. Nel menu a tendina trovo i nomi delle stazioni. Seleziono la prima. Schiacciando su calcolo avrò tutti i risultati. Non preoccupatevi se ci sono un sacco di cifre dopo la virgola, la precisione, non fa nulla, diciamo. Ok. Cambiando, ovviamente viene riscritto tutto, sono sempre in ordine alfabetico. Quindi diciamo che funziona e fa quello che deve fare. Per quello che riguarda l'esame, vi conviene sempre tenere a mente che comunque non dovrebbe essere possibile far andare in crash l'applicazione. Quindi, in questo caso, che sembra molto semplice, diciamo che il controllo da fare è sul valore che viene selezionato all'interno del menu a tendina. Perché se io schiaccio calcola così, anche se non si vede, qui va in errore. Forse continua a funzionare, però comunque si generano degli errori. Questo è dovuto al fatto che quando io schiaccio calcola, non controllo se effettivamente l'utente ha selezionato qualcosa. L'errore me lo dà qui. Quindi diciamo che mi butta fuori strada perché mi dà un errore nella riga 90 del model. Mentre invece il problema è qui. Cioè, io devo stare attento a far qualcosa, quindi a continuare a richiamare i metodi, soltanto se questo di qui, questo oggetto è veramente valorizzato con un valore utile. Potrei inserire qualcosa del tipo fermata, diverso da null. Faccio questo. Via, questo dovrebbe bastare in questo caso per difendermi da eventuali problemi durante il funzionamento. Crea il nodo, disegna l'interfaccia, non scrivo niente, però vedete, non esplode l'applicazione. Così invece continua a funzionare. Ovviamente in base ai campi che ci sono inseriti oppure eventuali conversioni che vengono fatte nei campi. I controlli da fare possono essere diversi. Quindi fate attenzione a fare pure tutte le prove possibili su
sui valori da inserire lì, quindi valori validi, non validi, spazi, caratteri speciali, valori che non hanno senso e cose del genere. Bene. Altre criticità direi, non so. Vabbè, questo già l'abbiamo detto. Mi raccomando sempre ad avere il toString hashcode equals ridefiniti, tanto li ridefinisce in maniera automatica Eclipse. Basta cliccare col tasto destro, source, e qui avete questi generate che vi aiutano. Getter and setter oppure per tutti gli altri valori come questi. Vabbè, qua dice che già ci sono. Ci sono domande? Dubbi? Errori che vi sono? Sì. In questo caso è sicuramente raggiungibile. Sì, probabilmente ti ritorna null. Sì, probabilmente ritorna null o eccezione o qualcosa del genere. Quindi bisogna stare attenti a controllare anche quello, hai ragione. Quindi dipende come è fatto, sì. Dipende se c'è la possibilità che i due punti non siano raggiungibili all'interno del grafo. Devi stare attento a vedere come fare. Sicuramente qui nella documentazione ti dice cos'è che succede quando chiami getCost. Quando cerchi un percorso, ritorna null se non è possibile raggiungerli. Qui non dice nulla, potrebbe poi tornare il valore massimo del double, sì. Oppure ma anche un valore negativo, perché tanto un negativo non è possibile come peso, diciamo. O sì, no, veramente sì. No, 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 non lo so, da provare. Però sicuramente c'è da gestire un qualcosa qui come possibile problema. Dimmi. Principalmente questo metodo qui, perché hai la possibilità di inizializzare tutto con un vertice di partenza e il grafo, e dopodiché cambiando soltanto questo vertice, quindi facendo il ciclo come l'abbiamo fatto, ottieni il costo. Dijkstra, tra l'altro, non so se funziona correttamente, perché qui parla di lunghezza del percorso. Ora, io non ho mai provato, quindi non so se come lunghezza del percorso lui intende soltanto il numero di nodi che attraverso, oppure intende anche il peso, quindi non so se è totalmente applicabile a grafi di tipo pesato. Non so se qualcuno l'ha provato, io no. Funziona pure? Ok, funziona pure. Grazie. Ok, questo di qui inoltre c'è una documentazione scritta un po' meglio. Infatti qua dice che nel caso in cui il percorso non sia presente, ritorna un double col massimo positivo in Dijkstra. Quindi ritengo che sia qualcosa di simile anche nell'altro. Altre domande? Ok, allora facciamo 15 minuti di pausa e poi torniamo con un altro esercizio.